Seconda fase del trasporto delle statue a terra. Una prima statua è stata collocata all'interno di un'intelaiatura d'acciaio che la riveste completamente. All'interno dell'intelaiatura vi è una prima cassa in legno con delle traverse al fine di assicurare durante il sollevamento e il trasporto la stabilità dei singoli rocchi in marmo che compongono ciascuna statua. Alla base della statua si sta predisponendo la struttura in acciaio che accoglierà la macchina con le pulegge, col filo elicoidale, per consentire il taglio tra l'appoggio della scultura e il suo piedestallo. Il taglio avverrà utilizzando il caratteristico, il classico sistema del sezionamento dei blocchi che viene impiegato nelle cave di marmo. Un cavo speciale con degli uncini in diamante artificiale scorre ad altissima velocità, lubrificato ad acqua, attraverso un sistema di pulegge, attraverso un avanzamento costante, procedendo da due direzioni contrapposte, sino a garantire il sezionamento totale della statua rispetto al suo basamento.